Siamo in diretta? Sì. Ok, ciao, salve a tutti, per chi non mi conosce mi presento, sono Serena e insegno Hatha Yoga. E è un piacere insomma dare il mio contributo in questo periodo strano, quasi surreale che stiamo vivendo. E quindi oggi faremo una breve pratica di yoga, che però insomma potete poi rifare in qualsiasi momento della giornata, avrete voglia di dedicare una mezz'oretta di tempo solo per voi. Quindi possiamo iniziare, vado a mettere la musica. Intanto preparatevi con il tappetino e basta, nient'altro, non serve nient'altro. Siamo già a 11, per 14, 15. Stanno aumentando. 18. Benissimo, iniziamo questa nostra pratica in piedi, quindi vi sistemate con i piedi alla larghezza delle vostre anche, chiudete gli occhi e cominciate semplicemente ad osservare la vostra respirazione. Sentite l'aria che entra ed esce dalle narici. Osservate il vostro respiro senza però volerlo modificare. Osservatelo semplicemente. Appoggiate le mani sull'addome e sentite come l'addome si gonfia durante l'inspirazione. Trae durante l'espirazione. Fate tutto questo nella maniera più naturale possibile. Adesso percepite l'appoggio dei piedi sul tappetino, sentite come i vostri piedi appoggiano a terra, se c'è un lato che appoggia più dell'altro oppure no. Percepite la verticalità del vostro corpo, la colonna che sale verso l'alto, i piedi invece ben forti radicati a terra. Facciamo ancora 4 respirazioni. Adesso, sempre con i piedi alla larghezza delle anche, cominciamo a scuotere le gambe. Proprio sentite, le scuotete e sentite questa vibrazione che sale in alto, verso l'addome, verso il corpo. E le scuotete e poi dopo aggiungete anche le braccia. E scuotete tutto il corpo, come se voleste liberarvi e buttare fuori tutte le tensioni e le preoccupazioni che avete in questo momento. Scuotete forte. Un bel inspiro e respiro. Ok, adesso inspiro, porto sulle braccia e mi allungo verso l'alto e poi espirando dalla bocca lascio andare il corpo in avanti e piego le ginocchia e rilascio tutto completamente e di nuovo inspiro verso l'alto e respiro.
ancora due volte. Rimango giù, rilasso la testa. Poi lentamente, srotolando vertebra dopo vertebra, risalgo. Ok, bene, adesso ci scaldiamo un po' i piedi. Quindi, da qua iniziamo a fare delle rotazioni della caviglia, prima verso l'esterno, la caviglia destra, prima verso l'esterno. Ok, ancora quattro movimenti. E poi cambiamo rotazione e andiamo verso l'interno. Ok, ancora quattro movimenti. E giù. E poi dall'altra parte. Ok, ancora quattro. E dall'altra parte. Quattro movimenti. Ok, adesso da qua, inspirando, mi sollevo sulle punte ed espirando, scendo giù. Inspiro e salgo. Espiro, scendo. Aggiungiamoci le braccia, inspiro, sollevo le braccia, espiro giù, e di nuovo, inspiro, espiro, e ancora, inspiro, espiro, ultima volta, inspiro, proviamo a farlo invece piegando le ginocchia. Quindi da qui piego le ginocchia. Avete sentito il cross, quelle sono le mie ginocchia. Sollevo le punte dei piedi. E stendo. E poi abbasso. E di nuovo piego. Mi sollevo sulle punte. Stendo. E abbasso. E ancora. E giù. Proviamo ad aggiungerci le braccia. E giù. Inspiro. Ed espiro. Inspiro. Ed espiro. Ancora una volta. Respiro e ok, e sciogliamo le gambe. Benissimo, adesso ci prepariamo a sciogliere anche un po' le spalle e ci prepariamo per fare Komukhasana, per cui allarghiamo un po' i piedi un pochino più larghi appena della larghezza delle vostre anche. Poi inspirando porto su il braccio destro, piego il gomito, con la mano sinistra prendo il gomito e mi aiuto a spingere il gomito destro dietro la testa. Se poi pensiamo di farcele, di avere le spalle abbastanza sciolte, possiamo provare ad andare a prenderci la mano in questo modo
dietro, altrimenti potete anche rimanere in questo modo. Ok, quindi ognuno farà la posizione che meglio crede. E una volta in posizione, inspiriamo e piego il busto verso sinistra. Espiro, torno al centro. E ancora. E torno al centro. Espiro. E torno al centro. Adesso lo facciamo un'ultima volta e rimaniamo nella posizione. E respirate. Respirate nella posizione e sentite come il respiro vi fa allungare tutto il lato destro del vostro busto. Portate l'attenzione al vostro respiro in questa posizione e cercate di rilassare tutti i muscoli che non servono in questo momento. Ok, aumento un po' la posizione e poi dolcemente torno. E piano piano risciogliamo le braccia. Ok, dall'altra parte. Quindi inspiro, sollevo il braccio sinistro, piego il gomito. Con la mano destra mi aiuto a spingere il gomito dietro la testa. E poi chi vuole va a prendersi con l'altra mano dietro la schiena. Non vi preoccupate, c'è sempre un lato che viene peggio dell'altro, è normale, non capita solo a voi. Ok, e di nuovo, inspiro e piego il busto verso destra, espiro, torno, di nuovo, inspiro. Rimaniamo nella posizione. E respirate in questa posizione e sentite come il lato sinistro del vostro torace si allunga. Aumentiamo un po' la posizione e poi dolcemente, mi raccomando, sciogliete le braccia e giù. Ok, tutto bene finora? Beh, allora, adesso andiamo in fondo al tappetino e ci prepariamo per fare Pasvottanasana, quindi stiriamo un po' le gambe. Quindi da qui facciamo un passo avanti con il piede destro, poi io vi consiglio di non tenere i piedi sulla stessa linea perché è un po' più difficile per l'equilibrio, distanziateli un po' in modo da avere più stabilità e spingete forte i piedi a terra, quindi gambe ben stese e piedi che spingono forti al pavimento. Poi da qui mi raccomando le anche che guardano davanti, quindi l'anca di destra indietro e l'anca di sinistra in avanti. Metto le mani sui fianchi e guardando un punto come se fosse una linea immaginaria davanti a me, espirando mi allungo in avanti, cercando di mantenere la schiena dritta. Spingere forte le gambe a terra.
inspiro ed espirando allungo le braccia in avanti. Mi raccomando, la testa in linea con le spalle, con la schiena, quindi non state con la testa così o giù, in linea. Adesso inspiro ed espirando vado giù e poi lentamente torno su e chiudo e rimango qualche istante in Tadasana e rimango in ascolto del mio corpo e sento il lato destro e il lato sinistro, sento le differenze. Ok, prepariamoci adesso a fare l'altro lato, quindi un passo avanti con la gamba sinistra, stessa cosa, gambe che spingono forte a terra, le anche che guardano tutte e due davanti, quindi adesso bisogna tirare indietro l'anca di sinistra e avanti quella di destra, mani sui fianchi, inspiro ed espirando mi allungo, allungo, testa in linea, fino a che non ho la schiena parallela al pavimento. E respirate. Portate l'attenzione alla vostra respirazione e cercate di rilassare tutte le parti del corpo che non vi servono per questa posizione. Adesso inspiro ed espirando porto avanti le braccia. Continuate a respirare e poi lentamente mi abbasso e poi torno su e ritorno in Tadasana. Rimanete qualche attimo in ascolto. Adesso, piano piano, srotoliamo la schiena verso il basso fino a portarci nella posizione di Uttanasana. Se non si arriva con le mani a terra non è importante, ci prendiamo i gomiti e rimaniamo lì. Fatevi tirare dalla gravità a terra verso il tappetino e rilassate la testa. Ok,
Adesso aprite leggermente le punte dei piedi e piano piano ci portiamo nella posizione della rana Malasana. Mettiamo le mani in Anjali Mudra e i gomiti che spingono contro le ginocchia. Se avete difficoltà ad appoggiare i talloni a terra, potete usare un supporto, un cuscino, qualsiasi cosa che vi possa facilitare la posizione se avete appunto difficoltà ad appoggiare i talloni in terra. Cercate di tirare su il petto dall'esterno verso l'alto, i gomiti che spingono contro le ginocchia. E adesso a questo punto, con l'inspirazione, contraggo il perineo e con l'espirazione lo rilascio. Facciamo almeno 6 respirazioni in questo modo, contraendo il perineo nell'inspirazione e rilasciandolo nell'espirazione. Adesso appoggiamo le mani al tappetino, scusate, io mi giro perché mi ero girata verso di voi. Appoggiamo le mani al tappetino, andiamo nella posizione a quattro zampe, portiamo le mani più avanti delle spalle con le dita ben aperte e ci prepariamo per fare Adho Mukha Svanasana, il cane a faccia in giù. Quindi giriamo le dita dei piedi, inspiriamo ed espirando mi allungo. Non è necessario appoggiare i talloni in terra, l'importante è spingere bene con le mani in modo da allontanare le spalle dalle mani e tirare indietro dalle gambe, come se ci fosse una corda che vi tira da qua. Quindi spingere forte indietro. Sentire l'allungamento di tutta la parte posteriore del corpo. Lentamente torniamo in ginocchio, ci sediamo sui talloni, le ginocchia leggermente divaricate e allunghiamo il busto in avanti. La fronte appoggiata al tappetino e le braccia dietro.
adesso lentamente. Ci portiamo seduti. E poi srotoliamo piano piano la schiena fino ad arrivare con la schiena completamente a terra. Adesso, con l'inspirazione, provate a spingere, ad allungare il sacro, spingere e schiacciare la schiena completamente al tappetino. E con l'espirazione rilascio. Di nuovo, inspiro, schiaccio, espiro, rilascio. Inspirate e schiacciate forte la schiena al tappetino. E rilascio. Un'ultima volta. Ok. Adesso ci prepariamo per fare Setubandha. Per cui avviciniamo il più possibile i talloni agli utei. I piedi, mi raccomando, dritti, che non stiano in fuori. Le braccia stese, che devono spingere forte al tappetino. Piedi e braccia devono spingere forte al tappetino. E poi inspiro ed espirando porto su il pube e il bacino. Il mento vedete che si chiude. E inspiro, torno giù. Espiro. E giù. Braccia forti. Un'ultima volta. Adesso rimaniamo nella posizione. Poi porto le braccia sotto al bacino, intreccio le dita delle mani, avvicino le scapole e spingo forte a terra i polsi e i piedi e sollevo il bacino in Setubandha. Respirate e osservate la vostra respirazione in questa posizione, come l'aria passa attraverso la gola. Fateci semplicemente caso. Facciamo ancora 4 respiri. Prima di lasciare la posizione la aumentiamo leggermente e piano piano ritorniamo giù con la schiena e riallunghiamo le gambe. Fate un bel respiro. Chiudiamo le gambe, ci giriamo su un fianco e lentamente veniamo a sedere.
e ci prepariamo per fare una torsione. Quindi, gamba sinistra stesa e destra piegata. Cerchiamo di andare, di allungare bene la schiena verso l'alto. Se avete bisogno di un supporto sotto, potete appunto sempre prendere lo stesso cuscino di prima, in modo che vi aiuta a tirare sulla schiena. E da qui, inspiro, porto su il braccio sinistro, ed espirando, gomito sinistro contro il ginocchio di destra. Ed espiro, ruoto il torace. Pensate alla rotazione come se fosse una spirale, come se ci fosse una spirale luminosa che vi fa ruotare e vi porta verso l'alto. Inspirate ed espirate. Aumentate un po' la posizione e poi risciogliete e riallungate le gambe. Ok, dall'altra parte, quindi gamba destra stesa e sinistra piegata. Prima mi allungo su con la schiena, piede non lasciato così ma vivo. Inspiro, porto su il braccio destro ed espirando, gomito destro contro il ginocchio di sinistra e ruoto. Ad ogni espirazione provate a rilasciare il corpo e sentite come il vostro corpo ruota un pezzettino di più. Adesso aumentate un po' la posizione e poi torniamo e riallunghiamo le gambe. Ok. Mettetevi adesso in una posizione comoda, seduta, seduti. Anche qui se avete bisogno per stare più comodi di un supporto va benissimo. Facciamo un bel inspiro e chiudiamo gli occhi, le mani appoggiate sulle ginocchia, rilassate. Rilassate la fronte, rilassate la lingua. Percepite il vostro corpo in questa posizione, sentite i punti di appoggio. Accorgetevi di tutti i punti di appoggio. Osservate la vostra respirazione. E fate caso se è cambiato.
cambiata rispetto all'inizio della pratica. Se magari si è fatta un po' più profonda, più fluida. Adesso tre respiri profondi. Ancora. Ancora uno. E con l'espirazione unisco i dorsi delle mani. E poi inspiro, porto le braccia sopra. Espiro. Ancora una volta. Espiro. E namaste. E grazie mille a tutti. E vi ringrazio, spero che ci rivediamo presto per un'altra pratica. Questa è una pratica che potete comunque rifare tutte le volte che volete. E che dirvi? Niente, a presto. Ciao!